Assolutamente sì, può migliorare perché, come hai detto bene tu, ha acquisito una nuova consapevolezza di se stesso. Io sono convinto che è un ragazzo che ha sempre saputo di essere un buon giocatore, lo ha sempre dimostrato, in campo ha sempre dato il massimo e ha sempre cercato di fare anche quelle cose un pochettino più complesse, proprio anche per cercare di testare, fare capire anche ai compagni di dargli più fiducia, una fiducia che i compagni gli hanno sempre dato. Gliel'ha data tantissimo Baldini. Lo ha veramente messo, è una frase un po' abusata, però in questo caso va detta, lo ha messo veramente al centro del progetto, perché era l'uomo attorno a cui tutta la manovra ruotava ed era il finalizzatore ideale di quel tipo di manovra. Corine non ha fatto altro che prendere questo e riportarlo di nuovo nella stessa posizione, come hai detto bene tu, con una squadra che adesso gli può dare ancora più supporto. Arriva Stulaz, che è un regista puro, è uno che probabilmente gli può mettere la palla veramente sulla testa. Accanto avrà Di Mariano ed Elia. Elia lo abbiamo già visto che cosa è capace di fare, perché Elia è anche un terminale per Brunori, quindi adesso quelli che ci affrontano devono stare attenti, perché Brunori, se arretra una ventina di metri, come è successo contro il Perugia, può diventare letale anche come assistman, non solo come uomo gol. E questa, secondo me, è la nuova o una possibile nuova dimensione di Brunori, una doppia dimensione, uomo gol e anche uomo assist. Certo. Il valore è quello che si può dare, come giustamente dicevi te, a quella che è la seconda partita di campionato. Ricordiamoci che andiamo ad affrontare il Bari, che non è la squadra che abbiamo affrontato nel terminale di stagione dello scorso campionato, perché lì stavano festeggiando, erano tranquilli. È un Bari che già l'anno scorso poteva dire la sua. E a mangiare un po' di pane duro ancora, Alessandro. Quindi siamo ancora a niente. Quello che verrà non sarà necessariamente significativo. Per noi è un cantiere. Corini ancora sta lavorando su una squadra di pompa baldiniana, si è visto chiaramente nell'assetto tattico. Quello che mi è piaciuto di Corini è veramente l'osare, ha osato veramente con Floriano, perché Floriano, se non mi sbaglio, con Baldini non aveva mai giocato in football. Ha giocato in un ruolo dove è molto dispendioso, sulla tre quarti doveva fare da collante fra centrocampo e attacco, e praticamente con lo strappo di Floriano il Palermo ha vinto la partita. Quindi la partita non dico che l'ha vinta Corini, ma l'ha vinta su un'intuizione di Corini, che probabilmente, se non avesse messo Floriano in quella posizione, la partita si sarebbe svolta in un determinato modo. Quindi Corini deve avere il tempo di amalgamare il gruppo, e secondo me col tempo si vedrà la squadra di Corini, quella improntata sul rombo, come fece a Brescia. Vedremo. Poi con i nuovi acquisti probabilmente vedremo un trequartista, magari, che potrebbe essere Saric, con il regista arretrato, che potrebbe essere Stulaz.